sagome di Ascanio Celestini, pagina 11. La mia domanda è: come nasce l'idea dei racconti dei 5 minuti del teatrino per la comunità? In realtà nasce dal fatto che avevo incominciato a scrivere dei racconti brevi per un progetto che poi come libro è diventato Lotta di Classe, mentre invece come spettacolo era un titolo fisso di Lotta di Classe. E quindi avevo cominciato a scrivere dei racconti brevi, poi è capitato che Serena Dondini mi ha detto che sarebbe fare qualcosa, insomma, in trasmissione da noi, e io gli ho sottoposto, insomma, questa cosa con cui stavo lavorando. Dopodiché l'idea di dover scrivere un racconto a settimana, perché allora andava ancora in onda una volta a settimana, adesso una volta ogni mai, più o meno, sembrava molto stimolante. Non tanto per l'idea della satira, insomma, quanto per come se fossero racconti giornalistici. A cosa serve, diciamo, il tuo modo di fare teatro? Niente, cioè nel senso che io credo quando una persona scrive un libro, fa un film, uno spettacolo teatrale, non si dovrebbe mai porre il problema di dire a cosa serve, no? E dovrebbe cercare di farlo al meglio, di fare realmente quello che vuole e nient'altro, insomma. E ovviamente come individuo sono più interessato ad alcuni argomenti piuttosto che ad altri. E per me centrare l'idea dell'istituzione, insomma, cioè del luogo dell'istituzione, quindi il manicomio, il carcere, la fabbrica, il campo di sterminio, perché mi sembra che lì ci sia un po' il centro, il concetto di identità, lì dove l'identità è portata più al limite, insomma. Poco tempo fa leggo questa intervista a Cardullo, che era direttore del supercarcere della Sinara negli anni, insomma, nella seconda parte degli anni 70, quando è diventato appunto supercarcere, e lui disse: i terroristi vogliono colpire lo Stato al cuore, e qui il cuore dello Stato, cioè il carcere come cuore dello Stato, cioè il luogo dove lo Stato si dimostra per quello che è violento, paternalista, controllore. Un libro che non è ancora uscito, Rostov Mileschi, lui parla degli esperimenti nucleari che la Francia ha fatto in Algeria, e lui dice nel primo capitolo, no? Cioè per noi era fondamentale che lì ci fosse carne da macello, perché noi lì abbiamo fatto cose che qui sarebbero criminali, e invece quelli che lì erano criminali, tornando in Francia, si sono tornati con la medaglia al collo. Dice: qui in Francia per quelle cose li avrebbero tagliato la testa, e invece qui li abbiamo messo la medaglia al collo. Ecco, e dov'è? Non c'è la denuncia del dire hanno commesso atti criminali, ma l'interesse è il fatto che lì la Francia ha potuto fare qualcosa che avrebbe voluto fare anche in Francia, ma non poteva. Cioè il cuore della Francia è lì in Algeria, capito? Il cuore degli Stati Uniti d'America è nelle carneficine fatte in Iraq e in Afghanistan, il cuore dell'Italia è nelle carneficine fatte in Somalia, in Libia. Lì fanno ciò che realmente vorrebbero fare, lì sono ciò che realmente sono nel profondo. Allora la multinazionale che qui te vende la bibita gassata o la benzina, insomma, il terzo mondo spara, ammazza. Vorrebbero ucciderci anche quando andiamo al supermercato a comprare quella lattina o al distributore a prendere la benzina, ma non possono qua. Qua è criminalità organizzata, lì non è possibile. Ecco, a me questo interessa. Caspita, ma perché esiste questo meccanismo? E in uno studio, per uno spettacolo che sto portando in giro, c'è un personaggio che a un certo punto, come mo mi cito, faccio questa cosa, ma per dire, c'è un personaggio che dice: vorreste tu metterci tutti dentro per poterci tutti scarcerare e presentarci a libertà non come un diritto, ma come una concessione, come un premio, come un regalo. Ecco, a me interessa raccontare questo, e in maniera, se vuoi, ossessiva, interessa raccontarlo sempre, dal supermercato al manicomio, dal carcere alla violenza. Per cui cosa dovrebbe fare quindi uno scrittore? Non lo so, trovare il centro del proprio discorso, che a volte è anche semplicemente un'ossessione. Come eri a 10, a 20, a 30 anni? Con un aggettivo, per tutti, uguale. Sei sempre uguale. Uguale, sì, no, uno... Ce n'è uno unico. C'è un amico che dice, una volta mi disse, detta proprio così, invecchiare non serve a un cazzo. Ed è quella, ed è la cosa che spesso vedi nelle persone che conosce molti anni. Dici: ma cazzo, ma quello è proprio uguale.
Cioè, così, ma era così pure alle elementari. È possibile che così, c'ha 40 anni, ed è uguale a quando facciamo le elementari insieme. Io ho incontrato un compagno di classe, l'ho visto, c'era le bretelle degli Stati Uniti d'America. Io mi ricordo che ce l'aveva da ragazzino, forse erano pure le stesse. E per questo dico, c'ha senso, no, andare molto alla ricerca di cosa ci caratterizza negli anni, perché forse lì c'è un nostro interesse, un nostro punto vitale, una nostra ossessione che vale la pena, insomma, tirare fuori. Non, alla fine io non ho cambiato neanche i gusti alimentari, questo vedere sempre le cose sempre alla stessa maniera. Quindi i tre aggettivi? I tre aggettivi, diciamo che a 10 anni è uguale a 20, a 20 anni è uguale a 30, a 30 anni è uguale a 10.